L'atto aziendale non ci piace, non ci piace e non ci è stato consentito di effettuare osservazioni già nella prima stesura e nemmeno dopo le ultime modifiche fatte dalla direzione generale. Noi riteniamo peraltro che il decreto 40 preveda una prescrizione molto importante che riguarda la territorialità e vorremmo in questi 60 giorni poter dare un contributo nei 60 giorni che la Regione lascia all'ASL per adeguare ulteriormente l'atto aziendale. Poi chiamiamo a valutare anche gli amministratori locali di tutti i presidi, perché la questione non è Sant'Angelo di Lombardia, è la diminuzione dell'offerta sanitaria pubblica in tutto il territorio provinciale, rispetto alla quale noi siamo assolutamente contrari. E siamo stanchi francamente di ascoltare il Presidente della Regione che viene in queste terre e ci viene a dire che l'offerta sanitaria pubblica sta migliorando. Noi stiamo vedendo un ulteriore peggioramento del liste d'attesa sia all'azienda sanitaria locale che all'azienda ospedaliera. Domani avremo i dati delle liste all'azienda ospedaliera da Lira Muscati. Il nostro ragionamento è un ragionamento complessivo, non un ragionamento di campanile. Proviamo insieme agli amministratori locali, ai comitati, alle associazioni di difesa dei consumatori a fare un percorso insieme, ove fosse necessario anche di mobilitazione, per provare a invertire questa tendenza. Lei diceva che la chirurgia qui a Sant'Angelo dei Lombardi viene praticamente ancora più penalizzata, inesistente. Viene ridotta a poco più che un ambulatorio, riducendo la struttura da struttura complessa a struttura semplice, e questo è l'effetto che si ha in un presidio invece che dal nostro punto di vista deve avere tutte le garanzie per i pazienti che ci arrivano e che incontrano la sanità pubblica nel loro momento più debole di ricevere assistenza a 360 gradi. Poi che cosa chiedete ai sindaci? C'è anche sul piede di guerra, c'è anche il sindaco di Solofra Vignola, anche lui insoddisfatto per questo atto aziendale sull'ospedale di Solofra, anche il sindaco di Sant'Angelo ha espresso la sua contrarietà. Cosa chiedete? Noi invitiamo, più che chiedere, a fare un percorso insieme, credo che ci siano le condizioni, e arrivare anche, se fosse necessario, ad impugnare nei termini previsti questo atto aziendale. Ovviamente ci faremo, da questo punto di vista la CGIL è pronta a intervenire nel ricorso per quello che le compete e per quello che le riguarda.